Muniti di guanti e supportati dagli uomini del camioncino dell'AVR, i ragazzi delle scuole medie cittadine di Taurianova hanno ripulito alcune zone della città sporcate da alcuni cittadini insolenti e non curanti del danno che creano all'ambiente. Sono tanti, forse troppi, infatti, le persone che continuano ad abbandonare selvaggiamente i rifiuti per strada, imbruttendo le nostre città. Ed è proprio per questo che sono entrati in gioco i ragazzi, grazie al progetto Let's Clean Up, promosso dalla Commissione Europea e sposato dalla consulta delle associazioni cittadine di Taurianova. La consulta oggi si è fatta promotrice insieme al Comune, al Terzo Settore, all'AVR a fare questa iniziativa di raccolta che vuole essere soprattutto simbolica, però tanto simbolica che solo lungo questa strada già abbiamo riempito un camion di spazzatura, cioè per farci capire dove, luoghi dove noi ci stiamo giornalmente, nemmeno ce ne accorgiamo di tutti questi rifiuti che ci circondano. Una vera e propria campagna contro il littering e l'abbandono di rifiuti sostenuta da 28 stati, inclusi alcuni paesi extraeuropei. E non poteva mancare Taurianova che in poco tempo, grazie alla raccolta differenziata spinta e ad un'isola ecologica ben gestita, ha ottenuto risultati eccellenti. Uno dei pochi comuni della Calabria sponsorizzato dal Ministero dell'Ambiente. Taurianova è già una delle eccellenze, in pochi mesi è diventata una delle eccellenze della raccolta differenziata, io spero che continui così e facendo passare questi messaggi sicuramente tra un anno, tra due anni diventerà normalità la differenziata e quindi tenere pulito i nostri ambienti.